We are back live, siamo di nuovo in diretta. Hello everybody, ciao a tutti ragazzi. So I'm waiting just a few minutes to wait more people, more watchers. So aspetto giusto un paio di minuti per vedere se si collegano più persone. But in the meanwhile, say hello. My name is Luca and this is my kitchen. Welcome. Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e questa è la mia cucina. Benvenuti. Quindi, stasera, so tonight we are making linguine with basil, pesto, potato and green beans. Quindi stasera facciamo linguine col pesto al basilico, quindi alla genovese, con fagiolini e patate. Una classica ricetta di Genova. This is a classic recipe from Genova. It's an Italian town in northwest Italy. And actually, we used to, from now on, we are going live on YouTube. We used to go live on Facebook, but now we prefer to go on YouTube for several reasons. The most important is we want to push our YouTube channel. Quindi ragazzi, noi di solito facevamo le dirette su Facebook, ma adesso le faremo su YouTube per diverse ragioni, una delle quali è che vogliamo un po' spingere il canale YouTube. And actually tonight I've got a big news because a couple of weeks ago, maybe 3 weeks ago, I received my Master Chef apron. Quindi ragazzi, stasera ho una novità perché 2 o 3 settimane fa ho ricevuto il mio grembiule di MasterChef. So, I'll show you. I'm quite excited because it's the first time that I'm using it for cooking. Look at that. Quindi ragazzi, guardate qua, sono abbastanza contento perché è la prima volta che uso il mio grembiule di MasterChef per cucinare. Here we are. Ah, it's great. I'm feeling great actually. So, guys, let me know if everything is okay with the live. So, if you can hear me, you can see me. So, please let me know. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se va tutto bene con live, se mi potete vedere, mi sentite, per favore, ditemelo nella chat. Ok. It's very important to understand because it's the first time that we are live on YouTube. So we want to check if everything is okay. Quindi è molto importante per noi sapere se si vede bene, sente bene, perché è la prima volta che facciamo un live su YouTube e quindi vorremmo capire se va tutto bene. So at this point, let's see the ingredients. So we have roughly 220 grams. These are the ingredients for 2 servings. So roughly we have 220 grams of linguine. And then we have 25 grams of basil leaves. Then 25 grams of Parmesan cheese and pecorino cheese. So half and half. Then 10 grams of peanuts. And then one potato, this is roughly 150 grams, one clove of garlic, one clove of garlic, and then we got some salt, 40 grams of extra virgin olive oil, 100 grams of green beans. Quindi ragazzi, velocemente gli ingredienti, abbiamo 220 grammi di linguine, 25 grammi circa di foglie di basilico, 25 grammi circa di pecorino e parmigiano e poi abbiamo 10 grammi di pinoli, un po' di sale, uno spicchio d'aglio, una patata circa 150 grammi, 100 grammi di fagiolini e 40 grammi di olio extravergine d'oliva. Questo è per 2 persone. Ok? So now, what we need? We need an immersion blender, ok, with container, quindi abbiamo bisogno di un mini pimer con il suo contenitore e
one pot of boiling water. Okay, is there? It's almost boiling. Okay, and actually that's it. So first of all, prima cosa, quindi abbiamo anche una pentola di acqua bollente. Prima cosa, questo è uno step che potete anche saltare. So this is a step that you can jump. But if you want to keep the green color of the basil leaves when you are making pesto, you need to have the immersion blender blades cold. So I put this in the freezer. Quindi ragazzi, se volete mantenere, questo è una cosa che potete anche saltare, se volete mantenere le foglie verdi del basilico, quindi quando fate il pesto, dobbiamo avere il più possibile il lame del mini pimer fredde. Quindi io adesso le metto in freezer, vedete voi se volete farlo. So adesso, now I'm putting the blades in the freezer, ok? Here we are. Okay. So now we can start actually cooking. Adesso possiamo anche cominciare a cucinare. Allora, I make some space here. I move the ingredients. Quindi adesso faccio un po' di spazio. Muoviamo tutti gli ingredienti. Ecco qua. Here we are. Okay, so guys, first of all, we peel the potato. Quindi ragazzi, prima di tutto, ovviamente, peliamo la patata. So we are going to cut this potato in small cubes. Quindi ragazzi, adesso peliamo la patata e poi la taglieremo in cubetti. Okay. Ecco qua, adesso sono potato is ready. Ok, now we cut the potato first of all in thick slices. Prima di tutto la tagliamo in fette abbastanza spesse, ok? Circa un centimetro, roughly one centimeter. Here we are. Ecco, here we are. So now we cut in cubes. Like this. Adesso la tagliamo in cubetti. Così. Ecco, i cubetti circa di questa dimensione. So the cubes roughly like this. Here we are. Done. Fatto. Quindi, now we got our potato cubes. Quindi adesso abbiamo le nostre patate in cubetti. So now we need to. We got our pot of boiling water here. Yeah, it's boiling. So we put some salt. Quindi mettiamo un po' di sale nell'acqua bollente. Here we are. Ok,
And now we put the potato in it. So, potato cubes in the boiling water. Quindi ragazzi, adesso mettiamo le patate a cubetti dentro l'acqua bollente. Here we are, right, done. So now what we need to do? We need to the green beans. So we need to get rid off of the tips of the green beans. Ok? Quindi adesso dobbiamo tagliare le punte dei fagiolini, via. Ok? Via. Queste via. And then the tips on the other side e poi le altre punte all'altro lato. There we are. Done. Of course, all the green beans, the basil, some, I washed it before, ovviamente, li ho tagliati, li ho lavati prima, fagiolini e foglie di basilico, chiaramente. Now we cut the green beans in pieces, quindi adesso tagliamo i fagiolini in pezzi, così, and actually that's it. Ecco fatto, pronti. Now so, just to recap a bit, giusto per ricapitolare, stiamo facendo linguine al pesto, fagiolini e patate. We are making linguine with basil pesto, potato and green beans. So, I cut the potatoes in cubes. I put in boiling water. And now I cut the green beans in pieces. Okay? And now we just wait on that. Yeah, it's ready. So the water is boiling again. I put some salt before in it. Now we can put the green beans in the boiling water. There we are. Green beans in the boiling water. Quindi adesso mettiamo i fagiolini fatti a pezzetti nella pentola di acqua bollente. So now we make the basil pesto. Quindi adesso facciamo il pesto. Allora, so we take a container. Okay, we take the container here. We put the basil leaves in it. Quindi nel contenitore mettiamo le foglie di basilico. Okay. Okay. We put the peanuts, so i pinoli, mettiamo dentro, uno è scappato, eccolo qua. The grated parmesan and pecorino cheese, il parmigiano e pecorino grattugiati. If you don't have pecorino, you can use just parmesan, it's okay. So se non avete il pecorino, mettete anche parmigiano, solo parmigiano. Ovviamente col pecorino diventa un po' più saporito. Ok. Ok, now the garlic. Per the garlic, actually for two servings is enough, half cloves. Effettivamente per due, quindi pegliamo l'aglio, effettivamente per due persone basterebbe mezzo spicchio, quindi per quattro persone uno spicchio intero. Ok, ne mettiamo solo un mezzo. Ok, just cut roughly two, three pieces and put in it. Quindi tagliato giusto in un paio di pezzi e lo mettete dentro. So now the water here is boiling, we can
put the linguine in the boiling water. Quindi adesso possiamo mettere le linguine dentro all'acqua bollente, perché è velocissima questa ricetta. Nel tempo in cui saranno cotte le linguine, siamo pronti. So it's very quick, this recipe. So, linguine in the boiling water. Here we are. Okay, let's go back to the pesto. Okay, so I put basil leaves, spinach, garlic, parmesan and pecorino cheese. Now I put the olive oil. Adesso metto l'olio d'oliva. Here we are. A pinch of salt, quindi un po' di pepe, scusate, un po' di sale. Ecco qua. Done. And now I'm taking back out of the freezer the blades of the immersion blender. Quindi adesso tiriamo fuori dal freezer le lame del mini pimer. I put the blades of the immersion blender in the freezer because if they are cold, they are going to keep the green color of the basil leaves. Quindi l'ho messo nel freezer perché così manterremo il colore verde del basilico. Allora, so now we start to blend. Don't blend like there is no tomorrow. Just pause. So start, stop, ok? Quindi non frullate continuamente, fatelo andare, start and stop, ok? Perché altrimenti più scaldiamo le foglie del basilico con le lame e più diventa scuro. Because otherwise, if we use the blender continuously, the basil leaves are going to getting dark, like brown. Okay? So just pause, like this. Quindi solamente start and stop, così. Ragazzi, si vede bene? Guardo un attimo dei commenti qua. Uè, ciao Massimo, ciao Margherita. Ciao Tommaso. Ehi, grande. Fatemi sapere se si vede bene, se si sente bene, ma direi di sì, non dite niente, quindi. Ecco. È pronto, it's ready. Now I'll show you how it is. Okay, I take a teaspoon. Okay, this is ready. I'll show you. A bit back because the camera is off. Sì. A bit back. Ah, okay, sorry. Yeah. So this is the right consistency. Was quick. Look at that. È stato veloce, eh? Quindi ragazzi, oh, il pesto lo potete fare, cioè invece di comprarlo, quanto ci ho messo? 3 minuti? So instead of buying pesto, basil pesto, you can make it 3 minutes and it's ready. Okay, it is very good. It's a lot better than what you are going to buy in the supermarket. Sarà sicuramente meglio di quello che comprerete nel supermarket. Okay, now let's check the linguini. Yeah. Here we are. So yeah, you need just to get ready. Because now they are not ready. No, they are too crunchy. No. Okay. I check some comments. Let me check. Dave, Nick. Yeah, yeah, yeah. Hello, Nick.
Hello Christian, ciao Christian. Ciao Marco. In Bolognese next time. In Bolognese la prossima volta. Because now when the linguine are ready, we need to drain it and put the pesto on the pasta, and that's it. Quindi adesso noi cuociamo le linguine. Quando sono pronte le scoliamo con le patate e i fagiolini che sono dentro e gli aggiungiamo il pesto, ok? Quindi preparo lo scolapasta. So, ready with the colander? Scolapasta? Qua. Quindi ragazzi, sono proprio contento di essere back live, sono veramente contento di essere di nuovo in diretta. I'm really happy to be back live. It's something that I missed actually during the summer. And yeah, so now we are just waiting that the pasta is cooked. Let's try one piece of potato. Ready? Okay, in a couple of minutes already. So yeah, while we are waiting, so what? Another reason why we are out. This is good. Put this away, and I'm washing my hands because every time that something happens like this, you have to wash your hands. Yes, another reason why we are making live on YouTube is because we would like to reach as soon as possible 1,000 subscribers, because after that we got some benefit from YouTube. So this is one of the main reasons why we are doing on YouTube now the lives. Quindi ragazzi, abbiamo deciso di fare i live su YouTube perché quando raggiungeremo i 1.000 iscritti avremo qualche benefit. E quindi insomma, spargete la voce se avete qualche amico interessato in cucina che si iscriva. So please spread my YouTube channel. If you have friends that are interested in cooking, please do that, because we need to reach 1,000 subscribers as soon as possible. Let's try the linguine. Couple of minutes. Couple of minutes already. So, let's check. Ah, il primo, grande Tizio, great. I got a friend in Italy that is asking, because I used to make a toast in the live when we used to do it on Facebook. Quindi di solito facevamo un brindisi nei live su Facebook, e lo facciamo anche stasera, perché cucinare senza bere un po' di vino non è la stessa cosa. Because it's not the same thing cooking without a glass of wine. So, cheers guys, salute ragazzi. Iniziamo a chiedere dopo quanto tempo metto giù le linguine dopo aver messo dentro le patate. Ah, Tizio, sì, la prendo mine in Italy. He's asking how long does it take to put the linguine after the potato and green beans. So, couple of minutes, 2, 3, 4 minutes, quindi 2 o 3 minuti. È praticamente un seguirsi. Metti le patate, dopo un paio di minuti i fagiolini, dopo un paio di minuti la pasta, circa. Ok, I think we are almost ready qua. Penso che siamo praticamente pronti. Direi proprio di sì.
Siamo pronti? Abbiamo un altro po' di vino. Salute ancora. Cheers again. Ok. Adesso scoliamo tutto. Linguine, fagiolini e patate. So now we drain in the colander everything. Linguini, fagiolini, green beans and potato. I'm just preparing here later because we need to show you what we are doing. It's good. It's a good wine. It's a South African wine. Very good, actually. So, yeah. Okay, ready with the linguine. Here we are. Quindi adesso abbiamo scolato linguine, fagiolini e patate. And now we put again linguini, potato in the pot. Quindi adesso rimettiamo le linguine, le patate e i fagiolini dentro alla pentola. Anna, can you please go down a bit? Thank you. Here we are. And now we are ready to put the pesto in it. E adesso siamo pronti a mettere il pesto dentro. Quindi, ecco qua. Look, it's beauty. The smell is amazing. Here we are. Ecco fatto. Done. Ci sono Giorgio, Martin. Ehi, grande Giorgio, grande Martin, hello. Massimo su Benedetto Sdang. Ok, now we mix everything. If you want to add a bit of olive oil, but it's going to be okay because there is the olive oil in the pesto. Quindi se volete aggiungere un pochino di olio d'oliva potete farlo, però ce n'è già tanto nel pesto, quindi non ha importanza. Ecco, guarda che bellezza. The smell is amazing. Look. Here we are. Ecco qua. Siamo pronti per impiattare. We are ready to plate. Ok. So. Qua. Senti che profumo. The smell is amazing, actually. Just a bit of potato and green beans on top. Quindi mettiamo un po' di fagiolini e patate in cima. I know I'm making noise, but it's quite almost impossible. Don't make noise. Here we are. We are ready. Wow, the smell is amazing. Wow. Ragazzi, siamo pronti per l'assaggio? È stato veloce? So, we are ready to try it. Was quick. Look, maybe 20 minutes, maybe less. I don't know. So, let's try this beauty. Proviamo
Sentiamo com'è. It's very good. I'm really, really, really happy. Yeah, it's very good. È veramente buono. È veramente buono. Sono contento di come è venuta. Perché, vedete, i fagiolini sono cotti, giusti, perché sì, sono stati in acqua 10 minuti. Yeah, e le patate anche. Quindi green beans and potato are just cooked perfectly. Linguine are great, the basil pesto is amazing. Il pesto è buonissimo. Praticamente a Genova, una volta mi ricordo, le mangiate così con patate e fagiolini. They are really good. Thank you, Dave. I know it's a beautiful apron. lo so, Giorgio. È buona, è buona. Goccio di vino, a bit of wine. So, guys, as you have seen, it's a really, really quick recipe, really good. And please don't buy pesto anymore. So it's 3 minutes to make it. Okay, five minutes to make it. And it's really, really good. A lot better than what you buy in the supermarket. Quindi ragazzi, non voglio che comprate più il pesto. Fatelo. Ci mettete 5 minuti ed è buonissimo, molto meglio di quello che comprate in negozio. So, yeah, actually, we have finished our first live on YouTube. If you could read this. If a pesto company wants to sponsor you, what do you do? What do you mean, what do you do? What do you say? No, I say it's better to make it, not to buy it. Or maybe it depends how much they pay, yeah. But I don't know. I'll let you know when it happens, okay? Un mio amico inglese mi ha chiesto se una pesto company vuole sponsorizzarti, cosa fai? Io dico, ma dipende quanto mi dà, ovviamente, però è sempre meglio, ovviamente, fatto in casa, ok? Quindi, ragazzi, spero che su YouTube sia funzionato tutto bene, direi di sì, perché avete detto che si vedeva e si sentiva, so I hope that on YouTube the live was okay. And what else? I'm really happy that I'm back live, so see you next Wednesday. Sono molto contento di essere tornato live. Quindi ci vediamo la prossima settimana. Please subscribe to my channel. Per favore iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, and tell your friends that there is a beautiful live from London in my kitchen every Wednesday. E per piacere dite ai vostri amici che c'è una bellissima diretta da Londra tutti i mercoledì a quest'ora. Grazie ragazzi, un bacione. Guys, thank you very much for watching. And see you next Wednesday. Ci vediamo mercoledì prossimo. Baci.